questa tuta non debba mai sporcarsi di sangue, ma che sia simbolo di armonia e infonda fiducia. Che queste corde non debbano mai sorreggere un ferito, ma che servano da traino per diffondere l'amore e la solidarietà. Che i nostri fari servano ad illuminare soltanto volti sereni, che la nostra barella trasporti solo allegria, che le nostre manichette restino sempre asciutte, che i nostri cani siano solo fedeli e giocosi compagni di vita, che dalle nostre radio si diffondano solo messaggi di pace e di speranza, che i nostri attrezzi siano strumenti per una vita migliore, che i nostri mezzi portino solo pace e serenità, e che la nostra pala rimanga per tutti solo il simbolo della fatica e della partecipazione. Signore, quando tutto questo non sarà possibile, sostienici nelle nostre attività di soccorso, che oltrepassa tutte le barriere ideologiche, razziali e sociali. E se mai ci fosse la necessità, anche con tutti i nostri difetti e le manchevolezze umane, là, assistiti dal nostro patrono San Pio, noi saremo pronti per limitare i danni che l'uomo ha causato, per portare anche un semplice sorriso ed esprimere il significato della vera solidarietà. Aiutaci ad aiutare chi si trova nelle sofferenze, nelle ostentazioni, nelle calamità. Amen. Dopo la pausa obbligata causata dalla pandemia di Covid, è ritornata la festa sociale della Protezione Civile di Ogliani. Effettivamente sì, siamo felicissimi di poter riprendere e dare un segnale di ripartenza con questa oramai storica manifestazione, questa festa dei volontari di Oglianico, che ci dà l'occasione di ritrovarci tutti assieme e condividere questa giornata che è conviviale effettivamente e che ci riporta, così ci dà un senso di nuovo di normalità, anche se devo dire oramai siamo quasi per toccare i 1000 giorni dal 23 di febbraio del 2020 con questa emergenza. Ci auguriamo oramai di essere al traguardo, di vedere la luce, e abbiamo ancora dei volontari con un numero effettivamente molto più ridotto rispetto all'inizio, ma comunque ancora numeri importanti di impegni presso gli hub, presso i centri vaccinali. In mezzo non ci facciamo mancare né alluvioni né frane e né incendi per sostenere le attività di vigili del fuoco quando capita e quando lo richiedono. Insomma, le attività proseguono. I numeri che abbiamo raggiunto ci lasciano sperare e ne siamo quasi convinti che questa macchina organizzativa piemontese ha funzionato bene, funziona bene, è presa anche un po' da modello questo sistema piramidale che parte dal coordinamento regionale ai coordinamenti provinciali. E a loro volta noi rappresentiamo tutte queste associazioni e gruppi comunali del territorio che finalmente lavorano in maniera sinergica e quindi ne siamo molto soddisfatti, coordinata, ed effettivamente dobbiamo dire che ci auguriamo a breve di poter festeggiare. Vi do un'anteprima: sono 20 anni di attività di nascita del coordinamento territoriale di Torino, quindi è 20 anni che operiamo con queste associazioni, tanto è stato fatto e tanto ci sarà ancora da fare, ma vediamo che la strada è quella giusta, quindi ci auguriamo, lo annuncerò in questa festa ai volontari. E è tra l'altro il 19 di novembre, abbiamo in previsione anche di consegnare i nastrini a tutti i volontari che hanno partecipato alle attività del Covid in questi anni. Anche quest'anno, come da tradizione, la festa sociale della Protezione Civile. Sì, anche quest'anno, dopo 2 anni di Covid, riusciamo a ritornare a fare la festa della Protezione Civile. Sperando che prosegua negli altri anni, non che ci sia una ricaduta del Covid. È stato impegnativo per voi il periodo pandemico?
Ma vabbè, noi siamo stati attivati sempre nel primo periodo nella vigilanza del paese e nel secondo andando a fare servizio sia tamponi che vaccini nel vario territorio. Questa mattina la celebrazione della messa, la benedizione dei mezzi, il rinfresco, il pranzo e la premiazione. Sì, per adesso è andato tutto bene, vediamo poi oggi pomeriggio la premiazione di 3 volontari e più un ringraziamento che ci è stato dato da Gino Gronchi per la nostra associazione, che purtroppo non è potuto essere presente, e lo ringraziamo, sarà per la prossima volta. Dal punto di vista delle attrezzature? Più che di attrezzature abbiamo necessità di volontari che incominciano a scarseggiare, perché qualcuno è andato via e qualcuno non c'è mai. E se ci fosse qualche giovane interessato ad entrare in processo, beh, noi parliamo per noi, ma per tutte le altre associazioni penso che siano la stessa difficoltà nostra. Quindi se ci fosse qualcuno che vuole entrare in protezione civile è ben accettato. Per entrare nella protezione civile di Oglianico come bisogna fare? Si rivolge al nostro gruppo, poi noi ovviamente prima di farlo entrare gli spieghiamo tutto quello che c'è necessario per essere in protezione civile. Ovviamente che non deve pensare che entra dentro e poi dopo fa 2 o 3 servizi e poi dopo sparisce. Deve avere una certa costanza nei servizi, nelle varie eventuali calamità.